sono morti quasi contemporaneamente Maurizio e mia moglie, e Maurizio con la sua galanteria che lo distingueva avrà detto: Lucia, dopo di te. Ha fatto passare prima mia moglie, insomma, e lui l'ha fatto dopo due giorni, e quindi lo salutiamo, staranno insieme adesso. Nel 90 o 91 facevamo i vecchietti, ci siamo inventati lo sketch di dire facciamo finta che siamo vecchi, e lui continuava a dirmi la battuta. A me, parliamo del 90, Ari, tu morirai prima di me perché c'hai 2 anni più di me. E chi l'ha detto? Dico, mica è scritto questo, com'è strano il destino. E in questi giorni è morta anche mia moglie, c'è stato il funerale di mia moglie l'altro ieri. Allora ho detto io scherzosamente, sempre per fare il comico, che è la cosa migliore in questi casi, se no piangiamo sempre tutti, ho detto si vede che sono morti quasi contemporaneamente Maurizio e mia moglie, e Maurizio con la sua galanteria che lo distingueva avrà detto Lucia, dopo di te. Ha fatto passare prima mia moglie, insomma, e lui l'ha fatto dopo 2 giorni. E quindi lo salutiamo, staranno insieme adesso. Non potrei dire che sono un talento che ha scoperto, ma sicuramente la mia primissime partecipazioni televisive erano a Maurizio Costanzo Show, e parliamo di tantissimi anni fa. Io quando rivedo quei video che lui puntualmente mi faceva rivedere ogni volta che mi intervistava di recente, gli dicevo ti prego non farlo, no? Io ricordo che era appassionato delle storie che raccontavo, mi disse un paio di volte questa cosa. Tu racconti delle storie bellissime, lui era un complimento, mi sembra stupendo, beh, detto da lui, lui era un narratore di storie. È doverosa la mia presenza qua, c'è stato Rosario stamattina, lo so, la nostra famiglia è per Maurizio Costanzo è ovviamente presente ed è doveroso essere qua. Che poi lui amava lo spettacolo, amava divertirsi, però nel momento in cui io ero da sola a aiutare per difendere Vittorio, lui mi ha dato, c'è stato, ha accolto, insomma, mi ha dato una mano, ma perché era proprio la sua natura, quella di saper evidenziare le cose giuste, il giusto, non solo per noi artisti, ma anche per il pubblico. È una cosa, grande perdita, che non... impossibile da colmare. Si poteva andare da lui, parlare di una cosa e vederla realizzata, cioè non perdeva tempo, era un'altra epoca, si potevano fare queste cose, però coglieva immediatamente se c'era un'idea dietro. Quando vide il mio numero zero di agenzia matrimoniale, fece subito agenzia matrimoniale. Io sono stato l'unico che nel Costanzo Show, programma fatto dentro uno studio, ho fatto l'inviato esterno. Per 6 puntate facemmo un esperimento. Questo la dice lunga su come, pur avendo un programma consolidato che faceva il 35% di share, era aperto a delle cose diverse da quello che uno fa tutti i giorni. Che lui piaceva ballare il cha-cha-cha, quindi abbiamo anche ballato il cha-cha-cha con Maurizio. E com'era? Bravo, cioè la sua danza preferita era proprio il cha-cha-cha. Ed era bravissimo, veramente. E quindi non può che essere un grave dolore quello di
questa notizia per me. Lui amava gli artisti in generale, ma quelli di strada in particolare.